Bene, rieccoci dopo la parte relativa alla visita del console onorario della Federazione Russa di Puglia. Era un evento che meritava tanta attenzione. Ora ritorniamo in medias res e ovviamente quando parliamo di Taranto non possiamo non parlare della questione Ilva. Come tutti sapete, il vice premier nonché ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha rinviato, ha procrastinato per così dire tutto al 15 settembre, prosegue la gestione commissariale e in buona sostanza Di Maio ha deciso di non decidere. Questo è in spiccioli il significato. Parleremo di tutto questo, della situazione attuale dell'Ilva e del futuro soprattutto degli aspetti ambientali e di quelli occupazionali con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'Unione Sindacale di Base, USB, Valerio Dalò, segretario generale della FIM CISL. Buonasera, buonasera. Pietro Pallini è il segretario di fabbrica della Wilm Will. Buonasera a tutti. Ancora grazie a Giuseppe Romano, segretario generale della FIOM CGL, quindi le rappresentanze sindacali, Massimo Castellana, portavoce dei genitori tarantini, buonasera. Rappresenta appunto il mondo dell'associazionismo, quell'associazionismo che difende i diritti della collettività. Abbiamo invitato anche una rappresentanza del Movimento 5 Stelle, precisamente ho mandato una mail ai quattro deputati tarantini e al senatore Turco, nonché anche un invito all'europarlamentare Rosa D'Amato. Al momento in cui stiamo registrando, fino a questo momento, e penso che non accadrà neanche più, non c'è stata neanche una mail di risposta per dire abbiamo impegni istituzionali, abbiamo il compleanno di nostro figlio, non possiamo venire. Nulla di tutto questo. 5 Stelle completamente assenti. Capisco e compiango la loro posizione perché non sanno quello che devono dire e se non lo sa Di Maio figuriamoci loro. Ma chissà che con questo nuovo governo, questa è una mia interpretazione, non siamo caduti dalla padella alla brace, ma lo vedremo. E allora, sono cattivo con Di Maio, Rizzo. E allora, Rizzo, dicevamo, si è deciso di non decidere, una situazione che diventa quanto mai incerta. Le quattro sigle sindacali qui presenti hanno dichiarato, avete dichiarato, o veniamo appunto convocati da Di Maio entro giorno 4 o il giorno 4 ci presenteremo a Roma. Ci sono tante situazioni di incertezza perché poi la prosecuzione della gestione commissariale si dice che sarà a costo zero, però evidentemente qualcuno dovrà pur pagarla e allora chi pagherà in termini concreti, i lavoratori in termini di sicurezza? Non è che i costi di 3 mesi evaporano e vengono sostenuti dallo Spirito Santo. Insomma, una situazione, Rizzo, di incertezza e voi giustamente pretendete risposte. Sì, sì. Io lo dico sulla proroga, come dire, è chiaro che avendo la scadenza di giorno 1, noi aspettavamo, come dire, una proroga, però aspettavamo prima dell'eventuale proroga anche alcuni chiarimenti. Noi siamo stati ricevuti da Di Maio, così come le associazioni di Taranto, e ci è parso di capire che Di Maio voleva, come dire, parlare con tutti, con tutto il mondo tarantino, anche per decidere poi quelle che sarebbero state le sorti dello stabilimento Ilva di Taranto. Io ricordo una frase che lui ha usato, lui disse le decisioni comunque saranno condivise. Paradosso è che da quell'incontro ai successivi praticamente 20 giorni noi non abbiamo ricevuto nessuna informazione, neanche come dire di carattere informale. Siamo arrivati paradossalmente a quella scadenza di giorno 1 prevista all'interno del contratto di affitto acquisto senza nessuna informazione,
Le uniche informazioni che avevamo, vecchie di 10 giorni, erano che la gestione commissariale aveva quasi esaurito i soldi in cassa. E lo dico chiaramente, io credo che il primo nodo che deve scegliere Di Maio è se su Ilva, come hanno detto a noi, si continua rispetto a quello che è stato la strada intrapresa dal vecchio governo, perché lui con noi fece un passaggio, disse: io non butto a mare il lavoro fatto dal governo precedente. Oppure, vista la sua dichiarazione dopo il se si proseguirà sulla base di quell'AIA con gli eventuali correttivi. Sì, diciamo. Perché io credo che bisogna fare un po' di chiarezza, io non lo voglio dire per polemizzare, però se tu dici a noi si continua sul lavoro fatto dal governo precedente, stai dicendo quindi che bisogna probabilmente migliorare l'AIA, bisogna fare una serie di attività, ma lo stabilimento rimane. Se poi alle associazioni tu vieni intervistato e dici i bambini di Taranto hanno diritto di respirare, io lo posso interpretare come un cambio di passo e probabilmente quella logica, come dire, a cui tra l'altro il sindacato manco si è sottratto, io questo lo chiarisco, che noi quando siamo stati ricevuti dalla commissione parlamentare dei 5 Stelle abbiamo detto che se loro hanno un progetto di chiusura e di riconversione serio da mettere in campo, quindi da programmare e da attuare, che un attimo prima garantisca il reddito e l'occupazione di 18.000 dipendenti fra Ilva e Appalto, noi come sindacato abbiamo detto: se ne avete la capacità fatelo, non diremo di no. Però il concetto qual è? Oggi noi viviamo nella più completa assenza di informazioni, non mi sembra, come dire, fare ragionamenti condivisi, e mi pare pure, io non lo dico, non voglio polemizzare, perché tra l'altro, come dire, ho dichiarato più volte ufficialmente che li ho pure votati 5 Stelle alle ultime elezioni. Mi sembra assurdo pure sentire la dichiarazione di Di Maio, dice: i commissari hanno deciso di prorogare al 15 settembre. E lui I commissari stanno lì perché prendono ordini dal governo. Ma perché sembra che i commissari siano diventati ministri. Uno che non sa dice: ma i commissari sono ministri? Però può essere, io adesso non so, noi siamo speranzosi, dopo il documento del Consiglio di Fabbrica dell'altra mattina, noi siamo speranzosi veramente che a un certo punto ci arrivi la convocazione, okay, e iniziamo pure a capire che cosa bisogna fare. Valerio Dalò, Di Maio ha detto che ci avrà 23.000 pagine da studiare. Io ho fatto un calcolo, facendo una media così su un 300 pagine al giorno, però la situazione è strana, perché Di Maio in campagna elettorale ha dichiarato, veramente i 5 Stelle disse: prima chiusura dell'Ilva, poi chiusura delle fonti inquinanti, poi chiusura programmata delle fonti inquinanti, ora si va verso questa... cercare di contemperare la solita musica lavoro ed ambiente. Quindi prima domanda, primo aspetto, se lui aveva le idee chiare in merito a quantomeno chiusura delle fonti inquinanti, evidentemente ha cambiato idea. E poi anche la posizione dei sindacati, delle sigle sindacali rispetto a Ilva, due punti, chiusura sì, chiusura no, perché mi pare che rispetto ad una ipotesi di chiusura con ovviamente un piano alternativo, mi pare USB e FIOM essere aperte a questa ipotesi. Invece USB e WILM mi sembrano essere più aperte rispetto a questa ipotesi di possibile chiusura con tutte le alternative. Invece FIM e FIOM per la chiusura non parteggiano assolutamente. Sì, ti rispondo facendo insomma una differenza tra i due aspetti. Il primo ovviamente è quello che deriva un po' anche dagli effetti della campagna elettorale, cioè quello che uno ha raccontato nel momento in cui deve raccogliere i voti e il consenso è quello che poi uno magari deve dichiarare o iniziare a decidere nel momento in cui si arriva al governo, e quindi è il momento del fare. Quindi è chiaro che adesso ci sono stati troppi mondi e troppi aspetti diversi che sono stati messi insieme durante la campagna elettorale, perché io credo che il governo si trovi di fronte a un bivio, e questa è una anche delle richieste espresse nel nostro documento del Consiglio di Fabbrica, cioè noi non diciamo al governo decidi per quello che chiediamo noi, ma almeno decidi, perché poi ognuno possa prendere e fare le proprie considerazioni e prendere le proprie iniziative, insomma, quindi su questo è chiaro che il governo deve fare chiarezza. Sull'aspetto della chiusura invece noi siamo sempre stati un po' coi piedi per terra, in che senso? Se ricorderai bene, noi siamo stati ricevuti circa un paio di anni fa dal presidente della regione Emiliano, che già lui ci
proponeva addirittura economie aggiuntive all'Ilva da sviluppare nel frattempo. Ecco, noi da quel momento non abbiamo visto nulla. Sappiamo che Taranto censisce 110.000 disoccupati già oggi, per cui noi diciamo semplicemente: se piani ci sono, non aspettino i disoccupati dell'Ilva, si comincino a mettere in campo per i disoccupati che ci sono e poi si può discutere di tutto. Ecco, stare coi piedi per terra, io credo che per un governo che vuole governare il paese debba tenere insieme le due cose, che poi è un po' quello che il sindacato fa dal primo momento, insomma. Pietro Pallini, segretario di fabbrica della Wilm Will. E allora, intanto abbiamo parlato di questa proroga per la gestione commissariale. Ho accennato al discorso della sicurezza, perché se si dice che non ci saranno costi per lo Stato, costi ulteriori, da una parte bisognerà, come dire, risparmiare. Risparmieranno, anzi, in termini di sicurezza, ci saranno eventualmente delle misure economiche a livello di retribuzione, di decurtazione di retribuzione attraverso i vari strumenti per i lavoratori, i vari ammortizzatori sociali e quant'altro. Cioè, voglio dire, non è che tre mesi Ilva va avanti così gratis. Evidentemente da qualche parte bisognerà pur tagliare. E chi saranno i soggetti mutilati? Allora, noi ci auspichiamo e ci adopereremo con tutte le forze affinché non ci siano soggetti mutilati da questa condizione. Ecco perché abbiamo chiesto immediatamente, o meglio, ci siamo autoconvocati presso il MISE, se non dovesse giungere una convocazione per tempo, perché il rischio è proprio quello, nel senso, ci fa specie apprendere dall'amministrazione straordinaria che al netto di questa proroga miracolosamente vengano fuori queste risorse che possano traghettare chiaramente una tempistica di circa 75 giorni altri. E invece il precedente governo ci ha detto chiaramente che se noi non avessimo valutato, e chiaramente, o meglio, sottoscritto quella bozza presentataci dal ministro Calenda, inaccettabile, le risorse sarebbero ultimate a luglio. Quindi in questa condizione vediamo come sia agli antipodi quello che il precedente governo dice e quello che in realtà faccia l'amministrazione straordinaria. Bene, tanto premesso, noi la cosa che faremo immediatamente, e quindi già dall'autoconvocazione e con tutta una serie di iniziative, è quella di far sì che non ci sia nessun taglio ulteriore a quelle che sono le opere previste, le manutenzioni previste e tutto ciò che noi ogni giorno andiamo a denunciare all'amministrazione straordinaria, come posso dire, a Ilva, rispetto a tutte quelle criticità che ci sono e che è innegabile, perché è un sito che marcia 24 ore su 24, in cui ci sono le attività più complesse, in cui si determina attività di lavoro molto molto difficoltose e pericolose, e non può mancare un piano capillare di innovazione, non può mancare un piano capillare di interventi, e che in nessun modo può essere e in nessun modo permetteremo che l'amministrazione lo faccia a danno di chi ha già dato, a danno di chi già subisce questa condizione. Passiamo a Giuseppe Romano, segretario generale della FIOM CGIL. Considerando il precedente governo e considerando Calenda, Calenda giustamente è stato il bersaglio di, purtroppo per lui, meritati attacchi, meritate critiche, una gestione davvero, dovrei dire, personalistica, e molto probabilmente per interessi di Calenda, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, ulteriori, estranei anche alla ragion di Stato. Per ora vogliamo vedere anche se il sindacato sarà imparziale come modo di rapportarsi al nuovo governo, perché se prima c'era Calenda, ora c'è Di Maio, e se, come purtroppo sembra, non si registra un'inversione di tendenza, quella cornice con l'immagine di Calenda bersagliato
dovrà, questa immagine di Calenda dovrà essere sostituita da quella di Di Maio. Ma sì, in buona sostanza sì. Diciamo che il vecchio governo con in testa il ministro Calenda... Per ora sembra esserci, è ancora presto, però per altri 3 mesi si prosegue sulla falsa riga, finora. Sì, no, io volevo ricordare innanzitutto il perché non abbiamo concluso l'accordo e ci siamo rifiutati di sottoscriverlo, quello proposto dal vecchio governo e in prima linea dal ministro Calenda, perché in buona sostanza ci siamo allontanati e separati rispetto al ragionamento sull'occupazione, sulla salvaguardia occupazionale dei lavoratori. Però vorrei ricordare che tutta la vicenda che ha condotto Calenda con il vice ministro Belanova nasce da un vulnus che noi riteniamo inaccettabile, cioè dal fatto che tutto è stato costruito di nascosto a partire da un bando europeo, ma soprattutto dal famoso accordo sottoscritto a giugno di un anno fa tra Ilva in AS e AM Investco, è tenuto sostanzialmente nascosto ai più, soprattutto al sindacato che ne richiedeva legittimamente la conoscenza, e quindi in buona sostanza ci era stato proposto: accettate il nostro contratto perché è la migliore condizione possibile, senza però aver mai dato modo al sindacato di trattare in questa vicenda. Adesso siamo nella condizione per la quale il nuovo governo, dopo aver detto le cose che sin qui abbiamo ripetuto, che non ripeto evidentemente, deve trovare deve decidere, perché siamo davanti a un bivio. Cioè il nuovo governo e in primis il ministro Di Maio deve decidere se prendere la strada, fatemela dire così, del luddismo del nuovo millennio, o se scegliere una nuova strategia di politica industriale che può essere magari anche da un certo punto di vista innovativa. Quindi questo è il vero bivio. Ad oggi non abbiamo notizie, noi speriamo di averle quanto prima, perché è evidente che bisogna dare risposte ai lavoratori della fabbrica, ai lavoratori dell'indotto, che vorrei sottolineare essere l'anello più debole di tutta la catena, che paga già da anni sulla propria pelle questa crisi, e anche le risposte ai cittadini e a una città intera. Quindi siamo arrivati al dunque, non credo che, e speriamo che si decida quanto prima, proprio perché bisogna definire in che direzione andare e che scelte di politica industriale fare. Francesco Castellana, Massimo Castellana, portavoce dei genitori tarantini. Intanto il giudizio del mondo dell'associazionismo: molte associazioni, molti movimenti hanno visto con simpatia, hanno anche sostenuto sui social il Movimento 5 Stelle, perché parlava di chiusura dell'Ilva, o quantomeno chiusura delle fonti inquinanti. Più di qualche associazione o comitato ha sottolineato in campagna elettorale: finalmente abbiamo trovato chi parla la nostra stessa lingua. Queste erano le promesse fatte da Di Maio nella famosa letterina agli elettori, la lettera di Babbo Natale, e poi la lettera a Babbo Natale, e poi abbiamo visto evidentemente una situazione che non è così. Lo stato d'animo delle associazioni, perché ho notato ora c'è una situazione di incredulità e di apprensione, una situazione di vuoto quasi. E poi volevo anche approfondire con lei, Castellana, il rapporto tra associazionismo e sindacato, perché spesso il sindacato è stato visto come il complice dell'Ilva. Anche a me è rimasta impressa una frase di Di Maio a conclusione dell'incontro che lui ha voluto con 19 associazioni del territorio tarantino. Voglio ricordare che non abbiamo neanche capito quale sia stato l'iter che ha portato a scegliere
alcune associazioni e altre no, perché l'associazionismo sul territorio tarantino dell'intera provincia tarantina chiaramente è molto mi più ampio. Sì. Castellana, per esempio, poi le faccio recuperare tutto il bene, tempo con certo. gli interessi, anzi vi dirò di più, ho deciso proprio di fare solo una interruzione pubblicitaria per non spezzare il dialogo, il dibattito. Per esempio, Taranto, il Comitato Taranto Futura di Nicola Russo, che propose il referendum, non è stato proprio invitato. E stranamente, Liberiamo Taranto, Liberiamo con la A maiuscola Taranto, che è molto vicino a Rosa D'Amato, parlamentare 5 Stelle, era presente ed è intervenuto Bartolomeo Lucarelli, che è un noto esponente pentastellato, nella veste di presidente di Liberiamo Taranto e che ha presentato il progetto di Rosa D'Amato. Cioè, pensate un po', le associazioni trattate in modo strano, associazioni politicizzate, perché Liberiamo Taranto è un'associazione che evidentemente ha uomini politici al suo interno e quindi non è offensivo dire politicizzata, perché ha uomini di partito del Movimento 5 Stelle invitati, invece altre associazioni no. Io non entro nel merito perché, ripeto, non so quale sia stata la linea per la scelta delle associazioni da parte del ministro Di Maio. Però, come stavo dicendo, mi ricordo una frase al termine dell'incontro. Di Maio ha detto, e come anche lei ha voluto ricordare, che i tarantini hanno diritto di respirare, come se respirare fosse un diritto da andare a, in qualche modo a ricordare alla gente, no? I tarantini respirano, appunto. Il problema è che cosa respirano? E questo è il grosso. Noi come genitori tarantini, intanto c'è stata una bellissima cosa, queste associazioni si sono trovate d'accordo in linea di massima su alcuni punti che abbiamo portato al ministro Di Maio. Però come genitori tarantini noi abbiamo impostato il nostro intervento, che poi gli abbiamo anche lasciato dati lo scritto, sul senso della giustizia. Cioè, tutto deve essere fatto tenendo sempre come faro principale la giustizia. I latini dicevano fiat justitia ruat celum, si faccia giustizia anche se cadono i cieli. Cioè, non dobbiamo andare a vedere quale sarà. Questa citazione non la conoscevo. Io amo i latinismi, i brocardi latini, la annoterò. Sì, dicevano per intendere che la giustizia non deve temere niente, qualsiasi sia il risultato di un atto di giustizia, è comunque la giustizia che deve primeggiare. Addirittura i pitagorici qualche secolo prima dicevano che ciò che è giusto è... aspetta, me la sono scritta perché è una citazione che bisogna fare per bene. Allora, ciò che è giusto è la vera uguaglianza e non ciò... Lei ha studiato, Di Maio no, e non ciò che è uguale è la vera giustizia. Quindi, per rendere tutti uguali è sempre quello, loro lo spiegavano matematicamente: la giustizia ci rende uguali. Ora, noi abbiamo anche detto al ministro Di Maio che, essendo stato lui all'opposizione e avendo votato contro vari decreti cosiddetti salva Ilva, la prima cosa che avrebbe dovuto fare, secondo noi, sarebbe stata quella di togliere quella immunità penale concessa ai commissari e agli eventuali prossimi acquirenti. Perché quello è qualcosa proprio di incostituzionale e di medievale, oserei dire. No, ma non solo, ci sono dei diritti, la Costituzione parla di diritti e di doveri. All'articolo 32 è chiarissimo, i padri costituenti hanno usato le parole una dietro l'altra affinché non si dovessero dare delle interpretazioni. L'articolo 32 dice che lo Stato tutela la salute dei cittadini come diritto fondamentale. Tutelare significa proteggere, difendere. Quindi questo significa che lo Stato deve mettere in atto tutti i mezzi a sua disposizione e anche di più affinché il cittadino non si ammali. E solo dopo essersi ammalato, per i più poveri, diciamo, intervenire. Questo è un dato fondamentale, un punto andiamo fondamentale. Al rapporto col sindacato. Sì.
associazionismo, allora, e sindacato. Diciamo che al momento i sindacati noi riteniamo abbiano una vera forza, cioè se i sindacati a giorni venissero convocati, e speriamo vengano convocati come da loro richiesta, dal ministro Di Maio, credo che per Taranto, per i tarantini, ma soprattutto per i lavoratori, loro possano fare molto, ricordando sempre l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali della Comunità Europea, che dice che il lavoratore ha diritto a un lavoro in salute, salubre e dignitoso. Quindi io credo che lì dentro non ci siano questi elementi, per cui i sindacati dovrebbero interessarsi innanzitutto della salute dei propri lavoratori, che si ripercuota anche sulla salute dei cittadini, perché avere una fabbrica che non inquina, nella quale i lavoratori lavorano in salute e dignitosamente, chiaramente fa sì che anche all'esterno di questa fabbrica ci siano condizioni di vivibilità, condizioni di quel respiro che diceva il signor Di Maio. Quindi hanno una forza, secondo noi, genitori tarantini, ma anche credo anche secondo altre associazioni, molto molto forte. Però io ora sto aspettando, non mi riferisco a genitori tarantini, sì, ma mi riferisco ad alcune associazioni che hanno fatto i supporter dei 5 Stelle, che se, non auguriamocelo, Di Maio non dovesse mantenere la parola, loro devono recitare il mea culpa, o meglio, devono riservare a Di Maio lo stesso trattamento riservato a Calenda. Io posso parlare per quelle che sono. Non auguriamoci. Io posso parlare per quelle che sono le prerogative di genitori tarantini, che sono sempre state coerenti con la linea. Quindi immagino che trarranno le loro conclusioni. Insomma. Allora, Rizzo, intanto proprio oggi leggevo un comunicato di ArcelorMittal. ArcelorMittal, il gruppo, dice: va bene, giusto questa proroga, avremo il tempo di studiare meglio la situazione. Quindi ArcelorMittal evidentemente ha avuto delle garanzie, perché parla di copertura dei parchi, copertura dei nastri trasportatori, parla di sostituzione, no, delle cocherie, quindi, ecco, sì. Quindi parla evidentemente di un soggetto che dice: sto rinviando di 2 mesi, 3 mesi il mio ingresso, e quando entrerò farò questo, il che mi pare, se ArcelorMittal non ha visioni particolari, evidentemente ArcelorMittal ha avuto delle garanzie e l'Ilva magari riceverà, stando alle promesse di Di Maio, una maggiore ambientalizzazione, però alla fine poco o nulla cambia, questo da un lato. Dall'altro lato poi il mistero, che poi per me mistero non è, ma Di Maio mi sa che ha preso un po' tutti per i fondelli, ha cercato quantomeno, perché alla fine si usciva dalle audizioni con Di Maio e i sindacati erano soddisfatti, Confindustria era soddisfatta, ArcelorMittal era soddisfatto, le associazioni erano soddisfatte. Insomma, Di Maio evidentemente a tutti diceva sì, ma non poteva dire, cioè evidentemente a qualcuno ha mentito, perché parliamo di realtà antitetiche. Se le associazioni chiedevano la chiusura e sono uscite soddisfatte, forse hanno avuto qualche speranza di chiusura. E idem ArcelorMittal, se avesse detto ad ArcelorMittal chiudiamo, non penso che ArcelorMittal avrebbe fatto i salti di gioia, né avrebbe fatto questo comunicato. Secondo me, questa è una mia previsione, alla fine di tutta questa pantomima si dirà: considerando il diritto di respirare e il diritto di lavorare, contemperiamo le due esigenze con ovviamente una maggiore una significativa e doverosa ambientalizzazione. Io penso che accadrà questo. Poi il 16 settembre saremo tutti vivi e vegeti, mi auguro, e vedremo. No, diciamo che viviamo in uno stato un poco di confusione, no? Perché poi io credo che nessuno, tu prima hai detto bene, no? Dopo le audizioni tutti ci siamo ritenuti soddisfatti dalle poche battute che il ministro ha detto. Io però lo ribadisco, noi come sindacato la priorità in questo momento ce l'abbiamo nel capire qual è la linea da seguire, anche perché rispetto alla linea uno poi
rimodula, no? E capisce che cosa deve fare. Se, come dire, devo stare a vedere le battute che ha fatto, come quelle poche parole che ha detto, sia a noi, ma anche l'atteggiamento di ArcelorMittal, pure a me mi viene di pensare a un certo punto che la proroga è finale. Perché il vero problema qual è? Questa proroga a cosa è finalizzata? Alla ricerca dell'accordo sindacale? O è finalizzata al fatto che mi serve più tempo perché... Cioè, anche su questo io non voglio dire nulla, però diciamo che mi dà un po' fastidio sentire che devo stare a leggere, a fare, anche perché da cittadino, a me, ecco, lo dico io che a Calenda, quindi ora dico, questo non penso che ho fatto sconti, poi ho dichiarato... Rizzo, pensi che mentre noi ora stiamo registrando, Di Maio avrà consumato una cena così frugale e starà magari in poltrona a leggere le sue 300 pagine quotidiane? Sicuramente. No, io su questo, no? Perché se uno dice voglio approfondire, perché voglio venire a Taranto, voglio vedere con le mie mani, voglio parlare con le persone, ha un senso. Allora lì ha un senso. Però se tu dici mi voglio leggere, io sei 23.000 pagine, sono 300 pagine al giorno, devo approfondire, cioè io, ma la domanda che mi faccio, ma lo faccio come lettore, ma come sindacalista? E 5 anni in cui ci avete detto che Ilva si chiudeva, sulla base di quale ragionamento avete detto che Ilva si chiudeva? E i 12 decreti a cui avete votato contro, sulla base di quale ragionamento avete votato contro? Cioè, lo dico... Tutti i nodi vengono al pettine, Rizzo. No, ma lo dico, io capisco, come dire, la difficoltà, perché si entra in un meccanismo che è gigantesco, anche perché, diciamo, la storia dell'Ilva è un po' la trattativa della trattativa a livello europeo, perché noi, come dire, la viviamo a Taranto, sembra... noi ormai sono 6 anni che discutiamo solo di questo a Taranto. Il punto però è qual è la linea. Io l'ho detto, poi nelle diversità sindacali, ti premetto, noi non abbiamo una preferenza, noi abbiamo più volte detto, siamo poi tra l'altro tutti dipendenti, abbiamo detto non è che noi abbiamo piacere ad andare in quella fabbrica a rischiare di morire dalla mattina alla sera, perché lavorare in siderurgia, io lo vorrei ricordare a qualcuno che continua a criticare il sindacato. Non, e anche perché, Rizzo, sa cosa sembra? Ho notato che ora molta gente, anche non conoscendo in buona fede, diciamo, scarica le responsabilità al sindacato. Ma sì, non dimentichiamo che c'è un ministro che decide, non il sindacato. Allora, il ministro è una cosa e il sindacato ne è un'altra. Allora, dopo, quando uno scarica le responsabilità al sindacato, allora, siccome sono 6 anni che va avanti questa storia, io dico o c'è dolo o c'è ignoranza, una delle due cose. O tutte e due. Perché il paradosso qual è? O cioè, tutte e due, il sindacato, Rizzo, che fa? No, il sindacato che fa? Perché tra l'altro, come dire, pure qualcuno si è fatto la campagna elettorale sul sindacato, no? Dicendo che non serve. Io però mi riallaccio pure alla questione dell'associazione, perché c'è un'associazione con cui riusciamo a dialogare, perché sanno qual è la differenza fra il sindacato, la politica, la magistratura. Ci sono associazioni purtroppo che pensano che il sindacato abbia il potere che dovrebbe avere il ministro, di decidere, abbia il potere di intervenire. Cioè, noi siamo stati accusati anche rispetto al sequestro della Fodua. Tra l'altro nato da un esposto che ho sottoscritto proprio io. Siamo stati accusati dopo il dissequestro della magistratura a seguito di un ennesimo decreto fatto, siamo stati accusati di non aver bloccato i lavoratori. Cioè, ci hanno chiesto di fare i poliziotti in quel caso. Allora, anche qua, cioè, o mettiamo i piedi per terra e ragioniamo seriamente. Oggi i soggetti deputati a cui chiedere le risposte sono quelli che stanno al governo. Noi non abbiamo detto che non siamo disponibili a fare altri ragionamenti. Per esempio si sta ragionando parecchio sul piano Taranto, se non sbaglio, che è stato presentato, no? Quella bozza di accordo. Però non ci rimettiamo noi i soldi. Cioè, per la cronaca, genitori tarantini non rientra nel piano Taranto. No, lo dicevo perché poi sì, ho detto non so adesso se il piano Taranto è uguale a quello che ha presentato Bartolomeo Lucarelli per conto di Liberiamo Taranto, però il concetto è uno, cioè noi siamo disponibili, come dire, se ci sono alternative che garantiscono la salute di tutti, 14.000 dipendenti ILVA, 4.000 dell'appalto, noi ci stiamo, perché no? Fammi concludere, prego. Una cosa. Qui il paradosso invece è che si gioca, come dire, si fa il tiro a bersaglio. Ora il paradosso qual è? C'è qualcuno che continua a dire la responsabilità del sindacato. Voi non fate niente. Io lo dico, ma non perché ci sono pure i documenti sulla testa. In 5 anni il sindacato tutto, tu sai pure tra l'altro che tra noi
non è che ci siano, come dire, no, rapporti d'amore. Ora, diciamo, vi siete un po' uniti, no, stiamo, per una battaglia, no, comune. Noi stiamo almeno sulla questo, stessa, no, posizione, perché su questo, come dire, bisogna far fronte comune, perché tra l'altro io credo che il sindacato è l'unico soggetto già tardo che riesce a fare fronte comune. È paradossale questa cosa, e credo che nei soggetti che noi, come dire, nelle diversità sindacali, le nostre diversità siano enormi, però riusciamo a fare fronte comune rispetto alla partita dell'Ilva. Il punto però qual è? Il sindacato fa il sindacato, la politica deve fare la politica. A me sembra che alcuni soggetti pensano che la politica non deve fare nulla, la magistratura non deve fare il suo, e che la responsabilità di tutto quello che accade è sempre a prescindere dal sindacato. Un solo dato: in 5 anni sono stati centinaia di esposti, ma poi tra l'altro l'altra mattina vado all'ispettorato del lavoro e l'ispettrice mi dice: ci sono un pacco di denunce così, non so, mettiamoci d'accordo su come dobbiamo fare. Esco da lì, dall'ispettorato, vado alla ASL, incontro il responsabile dello Spesal, uno dei responsabili dello Spesal, che mi dice: se potete venire con i segretari di tutte le organizzazioni, perché ho un pacco così di denunce sulla sicurezza e vorrei capire quali sono le priorità. Cioè, noi quello che possiamo fare lo facciamo. Nei limiti delle... c'è poi chi decide che non siete voi. Dice... Perfetto, non decidiamo noi. Ok. Valerio Dalò, segretario generale della FIM CISL. Intanto, avantieri, mi pare, è arrivato un comunicato in cui si dice: fatti gli esami, sottoposti, mi pare, circa 800 lavoratori a uno... Prego? Ad uno screening relativo alla possibile presenza di metalli pesanti, la situazione è tutta sotto controllo. Per carità, non voglio mettere in dubbio la bontà e la professionalità degli esperti che hanno effettuato queste analisi, però diciamo anche che sono delle analisi, per così dire, Cicero pro domo sua. Cioè l'Ilva che se la canta e se la suona. Diverso sarebbe stato se questa certificazione scientifica fosse avvenuta, avesse avuto la provenienza da parte di un organo terzo, di un organo istituzionale. Ma è come se fosse una perizia di parte. Esatto, guarda, si riallaccia esattamente a quello che diceva Franco prima, e ti dico anche in che termini. Negli ultimi 6 mesi, che sono quelli del 2018, il sindacato ha prodotto 21 denunce agli organi ispettivi esterni, circa 160 comunicati RSU e circa 130-140, mi perdonerai la cifra non precisa al puntino, come comunicati sulla sicurezza dei nostri RLS. Ora, il vero discorso che c'è da fare su questo ambito, per cui poi il sindacato viene visto come quello che può tutto e che fa tutto, è che il sindacato in sé per sé poi in fin dei conti ha il dovere di rappresentare i lavoratori ed è in grado di dimostrare con gli atti alla mano che noi facciamo tutto quello che possiamo fare, essendo anche un numero risicato, perché la legge quelli ci consente, all'interno dello stabilimento. Chi dovrebbe essere in grado di rispondere alle nostre segnalazioni, a rispondere con le analisi, rispondere con le ispezioni, dovrebbero essere coloro che di questo si devono occupare. Ed è proprio là la grande difficoltà. Non è semplice fare una denuncia agli enti esterni e avere la garanzia della visita. Mi raccontava Franco, perché poi le viviamo in maniera incrociata, che su una denuncia del 2015 si sono presentati avantieri. E questo non vuol dire se è perché probabilmente sono pochi, perché probabilmente il lavoro da fare è tanto, però una cosa è vera. A Taranto negli ultimi anni, se piove è colpa nostra. Cioè, addirittura noi, se succede qualcosa di grave nello stabilimento e andiamo noi in prefettura per chiedere lumi, noi dobbiamo uscire dalla porta secondaria. Cioè, a un certo punto diventa il sindacato il bersaglio di tutto, e serve, secondo me, io sono convinto di questa cosa, perché in Italia serve sempre creare un nemico per coprire altri. Cioè, si crea il nemico sul sindacato, così tuteliamo chi ha le reali responsabilità, magari di legiferare, di fare tutto quello che c'è da fare in materia di sicurezza. Perché lei abbia detto una cosa: dateci strumenti più efficaci, magari normative più confacenti al nostro ruolo, e noi lo facciamo.
Ma io dubito, perché fino a oggi non è che ci sia arrivata qualche querela in questo senso, la procura abbia interessato il sindacato per non aver fatto, ma se negli atti noi parliamo chiaro, per quella che è la competenza sindacale che ci viene attribuita, ecco perché noi siamo sereni. Poi qua è chiaro, secondo me l'errore che si fa è che ci si vuole prendere magari, no, la bandierina di chi la può raccontare meglio, ma qualcuno dovrebbe dirmi con serietà, Luigi, ma chi tra i sindacalisti, visto che siamo i bersagli, è contento se un figlio si ammala, se un nipote, ma chi è contento? E non serve neanche raccontarcela, perché sono convinto che nelle famiglie di tutti abbiamo drammi. Noi nel nostro, noi siamo sindacalisti, rappresentanti dei lavoratori, e quello che ci è concesso di fare, lo facciamo tutto, numeri alla mano. Dateci lo strumento per fare noi gli ispettori, faremo gli ispettori, fateci legiferare, legiferemo, ma quel che possiamo fare lo facciamo. Gli atti sono là, abbiamo sempre invitato tutti, anche questo, perdonami un'ultima cosa, giusto perché è necessario dirla, anche sulle nostre dichiarazioni, no, quando veniamo detti, noi abbiamo sempre tenuto lo stesso atteggiamento. Noi sull'amministrazione straordinaria siamo stati critici, la rassegna stampa parla chiaro, credo che tu sia uno che ci naviga anche su queste cose, siamo sempre stati critici dal primo giorno all'ultimo sugli stessi aspetti, che la gestisse Calenda, che la gestisse Di Maio, però va detto che fino a ieri la responsabilità era di qualcuno, oggi è di qualcun altro. Negare che ci sia stato questo passo, secondo me è un po' nascondere cose che nella realtà sono nei fatti. Ok. Voglio ribadire, non è mai abbastanza, che ho invitato i parlamentari dei 5 Stelle, Alessandra Ermellino, Rosalba De Giorgi, Giovanni Vianello, il senatore Turco, l'onorevole Giampaolo Cassese. Nessuna risposta. Lo dico per chi in questo momento si fosse messo in visione della trasmissione. Io capisco, cari parlamentari, siete 5 su 6 parlamentari tarantini, e capisco il vostro stato di disagio, di imbarazzo, capisco che avete avuto disposizioni da parte dei vertici Di Maio, Di Maio Casaleggio, e forse anche per la comunicazione, come si chiama quello del Grande Fratello? Aiutatemi. Rocco del Grande Fratello, che va negli Stati Uniti a rappresentare a fianco al Premier Conte. Vabbè, Grande Fratello, una mia considerazione. E sicuramente Rocco del Grande Fratello avrà dato disposizioni di non pronunciarsi su questo tema. Però ricordiamoci che, cari parlamentari, che voi rappresentate il territorio, voi siete 5 parlamentari su 6, e se non rispondete voi in questo momento che siete a contatto con Di Maio, chi deve rispondere? Signori, voi i voti ve li siete presi, ora non state dando risposte. Anzi, state proprio nascondendo, siete spariti, così come ho invitato anche Rosa D'Amato. Allora non mi si venisse a dire avevamo impegni, potevate anche averli gli impegni, però una risposta via mail si poteva dare, ma è più facile nascondersi. E nascondersi a 50 anni, o anche 30, o anche 40, se penso a Vianello, non è più il caso, no? Non vi pare? Procediamo. E allora, ritorniamo da Pietro Pallini, segretario di fabbrica della Wilm Will. Parlando proprio di fabbrica, abbiamo fatto riferimento alla situazione della sicurezza. Nel recentissimo passato sono state fatte numerose denunce, anche attraverso la stampa, attraverso comunicati vari, di una struttura che sta purtroppo, Rizzo, anche USB è intervenuto, proprio cadendo letteralmente a pezzi, situazioni obsolete. E torniamo a bomba al discorso di prima: se questi 3 mesi allo Stato non costeranno nulla, i problemi inerenti alla sicurezza, le spese per mettere in sicurezza lo stabilimento, chi le pagherà? Babbo Natale? Non penso. Verosimilmente lo stabilimento rimarrà più fatiscente e decadente di quanto già non lo sia. Sì. Per logica lo dico, perché non si
senza soldi non si cantano messe e senza lavori non si mette a norma lo stabilimento, penso. E senza soldi non si mette a norma lo stabilimento, senza lavori, quindi lavori ovviamente che comportano una spesa. Dici profonde verità e riproponi, chiaramente metti a nudo questo annoso problema della sicurezza. Per ritornare a quello che chiaramente diceva Massimo sul detto latino, noi nel contesto mi verrebbe di proporne un altro che si vis pacem. Io me li segno perché... No, che si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Cioè nel senso, abbiamo dichiarato guerra da sempre sulle questioni della sicurezza. Chiaro è, ovvio è, che uno stabilimento così ampio, uno stabilimento così complesso, uno stabilimento che vede tali e tante maestranze al lavoro, richiede uno sforzo eccessivo, uno sforzo superiore a cui noi non ci possiamo né giustificare né sottrarre. Io, nella fattispecie, i rappresentanti lavoratori della sicurezza che insomma competono alla WILM sono tutti i giorni su questi impianti. E io paradossalmente, Luigi, se tu me lo permetterai, io vorrei anche mostrarti, perché qualche volta qualcuno non ci crede, qualcuno finge spesso di non vedere quello che è il lavoro che noi svolgiamo. E io, a differenza di chi ha detto altro, direi che invece il sindacato deve fare il sindacato, ma gli enti ispettivi devono fare gli enti ispettivi. La politica deve fare la politica in questo momento e ognuno col proprio lavoro. Posso aggiungere una cosa? Perché io ho un faldone. E la magistratura deve fare la magistratura, il suo ruolo. Un appello, mi perdoni, me ne assumo le responsabilità. Dottor Capristo, io la stimo tanto, la conosco, l'ho conosciuta da studente universitario quando lei ha fatto anche dei seminari a giurisprudenza. Lei lavorava a Bari in un terreno davvero difficilissimo. Dottor Capristo, forza ed energia. Vogliamo interventi belli tosti da parte della magistratura, è un nostro diritto, no? Anche se in cieli cadono. Prego? Anche se in cieli cadono. Anche se in cieli perché, cadono. Perché Luigi, vorrei Ruat, no? Ruat c'è. E vorrei finire. In questa vicenda, poi semmai me ne darei modo di mostrarvi liberamente, perché noi non abbiamo nulla da nascondere, tutti voi siete un faldone completo fatto di denunce esposte, esterne, interne allo stabilimento, sulla sicurezza, sulla fatiscenza dell'impresa, su tutto ciò che noi ogni giorno determiniamo con duro lavoro, vi posso assicurare, con duro, durissimo lavoro, ma questo alla fine non può tradursi in un qualcosa dove io debba essere il tuttologo, debba inventarmi tuttologo perché devo saperne in ambito di procura, devo sostituirmi alla procura, devo sostituirmi all'ente ispettivo, devo sostituirmi a chiunque. Ognuno deve fare il suo per le proprie competenze, perché questo chiaramente mette a nudo l'estrazione anche politica di questa città, mentre noi parliamo su questi temi fuori in ambito politico. Io assisto a litigi che in questo momento non servono, sono sterili, non servono a nulla, non aiutano, ma in questo momento serve mettere tutti intorno a un tavolo e discutere di questi annosi problemi, perché come hai detto tu in precedenza, noi ci spenderemo per quello che è tutta la nostra competenza, ma io ritengo che in quell'ambito, nell'ambito di Ilva, ci voglia la supervisione di tutti, la collaborazione di tutti, e solo così potremmo fare in modo che quella famosa, quei famosi 75 giorni non vadano a ripercuotersi su chi già paga come posso dire, riflessi di tutto questo in modo infausto e drammatico. Giuseppe Romano, lei credo sia stato direttamente a contatto, no, negli incontri a Roma con Di Maio, avrà esposto ovviamente la posizione del sindacato. Che idea si è fatto? Cioè, in questo approccio, no? Quali spie si sono accesi i suoi neuroni, come hanno reagito? No, diciamo più che altro sensazioni epidermiche. Ecco, appunto. In un primo momento devo dire positive, in che senso? Mi perdoni, io ho avuto un'idea che da buon napoletano, e io adoro i napoletani perché sono figlio di napoletano, adesso, Di Maio, come si suol dire, ha fatto fesse e contenti, si suol dire. Questa è una mia opinione. No, ti dicevo prima, in un primo momento diciamo positivo, in che senso?
nel senso che lui ha avuto un approccio di ascolto del tipo raccontatemi voi la storia perché io ho bisogno di, diciamo, di sapere, di conoscere. Di solito siamo stati abituati ad avere qualche scienziato che ci spiegava il mondo come girava, no? Quindi diciamo il primo approccio da questo punto di vista, benissimo. E poi è evidente che oltre a questo non ha fatto altro che prendere tempo, dire io prima di decidere terrò presente tutte le posizioni e appunto prima di decidere vi, diciamo, ci rivedremo nuovamente, ci confronteremo e poi decideremo quasi congiuntamente, era questo il senso. Anche qui, poi un attimo dopo, se l'approccio iniziale è stato positivo, poi arriviamo sempre al dunque, prima o poi bisognerà decidere che tipo di strada intraprendere, perché anche qui noi possiamo, come dire, prendere ulteriore tempo, studiare le carte, fatemela dire così, ma prima o poi bisognerà decidere che tipo di strada prendere, innanzitutto per i grandi sistemi, cioè sulla siderurgia italiana ed europea, che cosa si vuole fare in Italia. Se l'Italia vuole continuare ad essere una nazione che ha una manifattura siderurgica, o se si fanno altre scelte di politica industriale legittime, sino a prova contraria bisogna dimostrarlo, e soprattutto a che condizioni questo Stato è disposto a produrre l'acciaio, condizioni ambientali e di salvaguardia della salute. E questo è il vero nodo. Massimo Castellana di Genitori Tarantini. Io però prefiguro che possa anche crearsi uno scontro, tra virgolette, tra, come già almeno a livello così concettuale, tra chi è per la chiusura e chi no. Io la mia posizione, sono un giornalista, ma sono un uomo libero, io sono per la chiusura, senza se e senza ma, senza misericordia. Questa è una mia idea. Però, Castellana, intanto si potrà creare, giustamente, si rischia di arrivare comunque al conflitto, no? Io dico alla guerra tra poveri. E vengo alla mia domanda. Una domanda che mi viene anche posta. Ma se tu vuoi chiudere l'Ilva, i lavoratori dell'Ilva poi vengono a mangiare a casa tua? Risposta. Noi viviamo in un territorio di una bellezza sublime, con una storia incredibile, seconda a nessuna storia di grande città, neanche a Roma è seconda la storia di Taranto. Noi abbiamo delle eccellenze, noi abbiamo due mari, ma noi non siamo una città sul mare, siamo una città nel mare. Noi abbiamo talmente tante possibilità, noi abbiamo il Mar Piccolo che sono 28 chilometri di costa, attualmente sfruttati da arsenale della Marina Militare da una parte e dall'Ilva dall'altra. 28 chilometri di costa in un mare tranquillo, interno, darebbero, secondo me, che sono stato molte volte in Grecia, sulle isole greche, qualcosa come 20.000 posti di lavoro, lavoro pulito. Lavoro che non fa rischiare la vita ai lavoratori. Noi potremmo far fruttare il mare, cioè. Però occorre un cronoprogramma. Certo, non un cronoprogramma. Cioè, occorre un programma. No, un programma scandito nel tempo. Occorre, in questo senso crono. Occorre cambiare la visione, occorre essere più vicino al territorio. Occorre che questa città, che questa provincia, che è forse la più bella provincia italiana, e non lo dice il fanatico estuetico tarantino, lo dice chi viene a vedere questo territorio. Occorre che i cittadini di questo territorio si convincano che c'è un futuro possibile, pulito, ecocompatibile, rispettoso dell'ambiente, per noi stessi, per i nostri figli, perché i sindacati a livello tarantino sono impegnati e noi riconosciamo questo impegno. Quando si passa di livello e si comincia a parlare con le figure nazionali, i segretari nazionali, lì un po' cambia la situazione. Ho sentito ultimamente, credo fosse la segretaria della FIM, forse, che è venuta a Bari, No, quel nostro è un uomo, non so se è segretaria.
Era una donna, ho sentito a Bari che dire il governo deve continuare a dire che la produzione di acciaio in Italia è strategica. No, la produzione di acciaio in Italia come è fatta oggi, è, anche attraverso un'ambientalizzazione, rimarrà una produzione assassina. Perché mi la Bellanova, ma la Bellanova no, è non l'ex era la Bellanova, l'ho sentito ieri, guarda, l'ho sentito ieri a Rai 3. Perché non è consentito, c'è l'articolo 42 della Costituzione, la Costituzione è il nostro libro, quello che regola, no? I nostri movimenti, il nostro essere italiani, che dice che l'attività economica privata è libera, ma non può andare in contrasto con la dignità e le libertà dell'uomo. Ora, mi faceva ridere amaramente questa cosa, se 850 operai che sono stati posti a visita hanno detto che tutto è normale, a me sembra veramente una barzelletta, amara ma una barzelletta. Basta vedere i dati dei cittadini, dei bambini. Guarda caso, una verità, una dei dati rivelati mentre Di Maio sta leggendo le carte la sera. La io notte. Ritengo che Di Maio conosca tutto della situazione tarantina. I decreti lui li ha votati, ha votato contro, quindi diciamo che quelle pagine di quelle 23.000 già dovrebbe conoscerle, non sono più 23.000 quelle che deve studiare, immagino, perché anche quelle fanno parte di queste 23.000 pagine di storia dell'Ilva che dovrebbe leggere e studiare. Però siccome i dati sanitari a Taranto, noi non ci dobbiamo, noi come genitori tarantini, ma come magari tarantini... vi permetto una battuta, sì. Tra quelle 23.000 pagine, pure qualche pagina di grammatica per azzeccare qualche congiuntivo, questo, ma è una mia riflessione. No, una mia battuta, qualche pagina di grammatica può servire pure. No, quello che volevo dire io è che con la delegazione dei genitori tarantini con noi è stato Mauro Zaratta, il papà di Lorenzo. Sì. Mauro gliela ha spiegata bene la situazione, non c'è bisogno di leggere 23.000 pagine. No, precisamente. No. Io... tanto più che lui ha detto in campagna elettorale sono per la chiusura delle fonti inquinanti. Vabbè, già lui cambiava idea, ma il suo movimento diceva il quello. Il discorso è sapere quanto acciaio bisogna produrre per giustificare la morte di un bambino, la sofferenza e la morte di un bambino. Sembrerà retorica, sembrerà qualunquismo, populismo, ma non lo è. In quella stanza, in quel parlamentino dove siamo stati con Di Maio, c'era gente che ha sofferto e che soffre per la perdita di figli, per figli che hanno perso i genitori. E se me lo consente, il rispetto si deve a chi soffre, non a chi crea la sofferenza. Però in quel parlamentino mi sembrava, io ho visto dalle immagini, Di Maio come una sorta di notaio, nel senso che prendeva atto, voi siete intervenuti e lui annotava, vabbè, sempre per le 23.000 pagine. Io purtroppo non volevo raccontarlo, però c'era stato detto che questo incontro non sarebbe cominciato prima che tutti i delegati di tutte le associazioni avessero preso posto. Invece quando siamo entrati noi e qualche delegazione ancora dopo di noi, già era cominciato tutto. Devo dire, lo devo rivelare, che a un certo punto stava parlando un delegato di un'associazione, lui guardava sul tavolo e ha detto al delegato: senta, mi scusi, ma per il rispetto verso le altre associazioni i 5 minuti sono scaduti. Il delegato ha detto: sì, ho quasi finito, e ha finito. Poi ha passato la parola ad un altro delegato in scaletta e dopo 5 minuti ha detto la stessa cosa, no? Come ho detto prima, ha finito di parlare il delegato e sono intervenuto io proprio e gliel'ho proprio detta. Adesso ve la racconto, dico: mi scusi, scusate voi dell'associazione, mi scusi ministro, ma il primo a mancare di rispetto alle associazioni tarantine è stato lei, che doveva aspettare che tutti fossimo seduti, invece ha cominciato. E poi noi siamo partiti con il pullman alle 5 di mattina per arrivare qui, parlare con lei, uscire di qui e farci ancora 7 ore di viaggio per tornare a Taranto. Che ogni delegato prende un minuto di più, che cosa le cambia? E lui ha detto: no, ma veramente io lo sto dando il minuto in più, anche più di un minuto. Vabbè, non lo dica più. E non l'ha più detto. E mi è piaciuto Castellano. No, perché quando si muovono i tarantini... Legambiente non usa questi termini. È un'altra posizione. Ma quando un po' strana Legambiente.
ognuno ha le proprie posizioni. Io adesso non la condivido. La forse le Gacciaio, no, De Gambiete si chiama, non le Gacciaio. Potrebbe no? chiamarsi anche, però no. O Lega, a che fare con la Lega, no, no. Il problema però di fondo è che dichiarare strategica questa produzione lo si faceva già agli inizi del Novecento. Cioè l'acciaio è stato strategico, dichiarato strategico all'inizio del Novecento. E Luigi Einaudi, mi piace raccontare, un economista che poi è diventato qualche decennio dopo Presidente della Repubblica, da giovane aveva coniato un termine particolare, chiamava trivellatori di Stato, quelli che pur rimanendo nella legge andavano, come dire, a raccattare i soldi impoverendo la nazione, e metteva in classifica come primi trivellatori dello Stato i produttori di acciaio. Devo dare atto che Castellana è, anche nel suo eloquio, è artistico, come nella sua produzione pittorica. Bene, giusto, sono battute così per sorridere, per sdrammatizzare. Ora, prima di andare in pubblicità, il dibattito era interessantissimo, in genere io faccio tre soste pubblicitarie, però questa volta con l'accordo con i miei spot, per accordo con i miei sposi, ho detto vi faccio recuperare gli spot, però la parte relativa all'Ilva, facciamo una sola interruzione. Intanto io devo ringraziare la struttura che ci sta ospitando, la tenuta Montefusco, che è appunto una struttura, l'avete vista, che risale, è una masseria del 1700, è stata completamente riattata, riconvertita, per usare un termine caro a chi ci, forse, a chi ci vuole prendere per i fondelli forse, è davvero una realtà in cui si coniuga l'attività imprenditoriale con il rispetto della storia e della natura immersa nel verde. Il ristorante Sfizi di Teodotto, sale ricevimenti, meetings, convegni, residenze alberghiere, residenza alberghiera, ambienti climatizzati, ampio parcheggio. Ora ce ne andiamo in pubblicità e poi l'ultima parte di Polifemo, faremo un po' la sintesi, il sunto, anche se questa sembra una telenovela, perché credetemi, oggi è giovedì, abbiamo, quindi la trasmissione va in onda il venerdì, abbiamo rinviato più volte, e Rizzo ne è testimone e gli amici sindacalisti sono testimoni, più volte ho dovuto rinviare, perché questa è una situazione così in movimento, per cui anche due giorni è cambiato tutto. Penso che fino al 15 settembre ci sarà un momento di... così di stallo, però tutto è in fieri, in divenire. Pubblicità. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, Ilva quale futuro. Riprendiamo il nostro giro da Rizzo, per correttezza e completezza dico agli amici ospiti che oltre all'ultima domanda che io sto ponendo, diciamo tema libero, nel senso che se c'è qualche argomento che voi ritenete opportuno, a prescindere dalla mia domanda, voler puntualizzare, amplificare attraverso questo strumento di comunicazione, potete tranquillamente farlo, perché io faccio delle domande che hanno ovviamente così un indirizzo, però ci sono altri aspetti parimenti meritevoli che provengono dal vostro vissuto ed è giusto che poniate l'attenzione su quegli aspetti. Allora Rizzo, intanto, cosa potrebbe accadere dopo il 15 settembre? L'ipotesi, se avvenisse la decarbonizzazione, è possibile, non è possibile? Perché qui poi entra il ruolo di Emiliano. Emiliano ha detto voglio essere aperto alle ipotesi del governo in materia di Ilva, e lui già da parecchio ha sottolineato questo aspetto, questa ipotesi della decarbonizzazione, è fattibile, non è fattibile, o si dovrà, in caso, come credo, di prosecuzione dell'attività, ci sarà forse un nuovo decreto, nuovi strumenti così a tutela dell'ambiente, ma questa ipotesi della decarbonizzazione? Senti, io non... Allora, lo dico tecnicamente, a prescindere, ecco. Come principio io dico una cosa. Se c'è la volontà politica e ci sono i soldi si può fare tutto, però bisogna avere due elementi, la volontà politica e i soldi. Prima si diceva che non c'era la volontà politica di fare altro su Ilva, oggi abbiamo soggetti che ci hanno detto invece che hanno la volontà su Ilva di fare altro, almeno lo dicevano fino a 30 giorni fa. Poi si può fare tutto, partendo da un fatto, mi piace ricordarlo perché quasi nessuno lo dice tranne noi sindacalisti.
il monte stipendi dei lavoratori ILVA annuale è 500 milioni di euro. Allora si può parlare di tutto, di decarbonizzazione, anzi io credo, sono fermamente convinto tra l'altro, che noi abbiamo bisogno, come dire, di innovare tecnologicamente le produzioni che abbiamo all'ILVA, anche perché è a garanzia dei lavoratori stessi. Il discorso che faceva prima Massimo Castellano, perché non abbiamo mai negato che il sistema produttivo ILVA è un sistema produttivo, come dire, che ha un'impiantistica, diciamo, non recentissima come quella coreana. Quindi, poi la differenza qual è? La differenza è che mentre in Europa siti, come dire, non grandi quanto ILVA perché non esistono, ma siti di certe dimensioni, la politica lì sì capace, tanti anni fa ha avuto, come dire, la lungimiranza di dire non possiamo piazzarli nelle città perché creeremmo, no, quello che abbiamo prodotto a Taranto, tant'è vero che il Belgio, la Francia, la Germania hanno in comune il fatto che hanno lo stesso sistema produttivo italiano, ma con gli stabilimenti che sono ancora a distanza di sicurezza delle città. In Italia invece il paradosso è che Taranto praticamente ha attaccato lo stabilimento ha attaccato la città. Terni, la stessa cosa. Piombino, la stessa cosa. Trieste, la stessa cosa. In Belgio si sta meglio rispetto a Taranto. Io non ho visto grandissime differenze, come dire, tra lo stabilimento belga e quello tarantino. L'unica differenza è che in Belgio stanno a 20 km dalle città. Lo stabilimento in Germania però sembra che ci sia... Sono stabilimenti molto più piccoli, tra l'altro, come dire, che non hanno le dimensioni di Taranto, perché non dobbiamo dimenticare. Duisburg c'è, cioè, se non Duisburg però ha una storia pure particolare, tra l'altro non è completamente a ridosso dei quartieri, però chiariamo un concetto, tecnicamente si possono fare tante cose, ma ci vogliono i soldi, ci vogliono le risorse. Anche là, quando loro giustamente dicono dobbiamo ripensare, rimodellare, no, Taranto, andando oltre l'acciaio, io credo che se c'è la volontà politica, questi percorsi vadano costruiti. Ecco perché, ma non lo dico per sfottere, se io faccio il politico di professione, a un certo punto incomincio a dire c'è un'alternativa a Taranto, lo devo dire sulla base di un programma che ho già definito. Cioè non è che mi metto a dire per 5 anni c'è l'alternativa all'ILVA, che può essere, come dire, le bellezze naturali, e poi presentarmi, come dire, come in questo momento, e dire fatemi leggere le carte prima. No, cioè, lo ribadisco, io li ho votati, però a un certo punto pure a me viene il dubbio, come dire, che sia stata quasi, no, si sia spinto per la campagna elettorale, si siano spinte certe dichiarazioni per la campagna elettorale. Perché il punto qual è? La politica che può fare? Io, guarda, ipotizzo, non... Vuoi veramente creare un piano, come dire, per, lo diceva Valerio all'inizio, tu inizi a costruire un pezzo alla volta l'alternativa all'ILVA di Taranto, perché fra 10-15 anni probabilmente potrebbe accadere, perdonami, perché è brutto da dire, quello che è accaduto alla Riva Acciai a Verona 10 anni fa, adesso non è più così, perché devi sapere che a un certo punto a Verona, dove c'erano tante attività, a un certo punto a Verona avevano difficoltà ad assumere lavoratori del posto per andare a lavorare la Riva Acciai. Tra l'altro modelli produttivi molto migliori rispetto a quello che abbiamo a Taranto, diciamo green. E sai chi ci andava a lavorare lì? Lavoratori extracomunitari e lavoratori di Taranto. Quando ci fu il blocco dell'assunzione del 2003-2004 a Taranto, alcuni gruppi di lavoratori fu chiesto vuoi andare a Verona? Perché avevano bisogno di manodopera. Perché? Perché avevano creato una condizione differente, uno poteva scegliere. Oggi a Taranto la verità è che non si può scegliere, perché tu o lavori là o non lavori. Apro e chiudo parentesi e non parlo più. Io non è che dimentico tutte le immagini delle decine di persone che abitano ancora tutt'oggi al quartiere Tamburi. Cioè io ricordo, c'ho sempre nella mente, nella testa, una scena in cui si presentò un abitante del quartiere Tamburi con la moglie e due bambine piccolissime, che oggi dovrebbero avere l'età delle mie figlie, una decina d'anni, e si buttò la benzina addosso perché chiedeva, abitando al quartiere Tamburi, respirando il minerale, chiedeva di poter lavorare all'ILVA perché non aveva... E infatti la moglie gridava, ci mangiamo il minerale e non ci date manco lo stipendio. No, per dire, stiamo morendo, cioè, no, ci stiamo ammalando e non ci date manco la possibilità di avere una vita dignitosa dal punto di vista economico. Questa è la situazione di Taranto. Ed è la politica che deve rispondere, okay, positivamente. E allora, Valerio Dalò, segretario generale di FIM CISL. Abbiamo parlato molto di discorso ambientale, voglio parlare anche del piano di Mittal e gli eventuali esuberi. Voi avete la contezza della situazione, quanti posti sarebbero lì su 4.000? Parlo non dell'indotto, dei 14.000 lavoratori.
A questo punto cosa accadrà? Cioè, il sindacato in che misura si porrà con Mittal? Anche perché i precedenti di Mittal in alcuni paesi dell'ex Jugoslavia sono, anche in termini ambientali e di rispetto dei lavoratori, sono tutt'altro che rosei i precedenti. Ci potranno essere sicuramente degli incentivi, delle misure per andare in pensione, per delle varie diciamo ammortizzatori, chiamiamoli anche ammortizzatori sociali, per cercare di colmare questo gap. Ma 4.000 unità sono 4.000 unità, per non parlare poi del discorso dell'indotto. Esatto, due aspetti, li hai centrati in pieno e mi fa piacere. Io credo che quello che succede ad uno stabilimento... Portatemi in un determinato... con voi a Roma, ma volentieri, da Di Maio. Il giorno 4 vieni con noi, un posto te lo lasciamo, insomma, un pezzo che rimane libero. Che voglio proprio vedere da vicino Di Maio. No, ma detta seriamente, io credo che un'azienda si debba anche conformare alla normativa del paese in cui va a metter piede, no? E io credo che quello che a volte ci differenzia da magari dal mondo delle associazioni è proprio questo. Cioè noi crediamo che se la politica vuol fare sul serio... Noi abbiamo di fronte una piccola opportunità per scommettere su Ilva, che sono quasi 5 miliardi di investimento che dovranno essere eseguiti. Se la politica ha la capacità di vincolare agli investimenti che arriva, ovvero di seguire passo passo quello che viene promesso, e seguire anche insistere ed essere da pungolo finché quello che è nei programmi si faccia, io credo che una risposta potrebbe arrivare. Diverso è, e non ci riesco per quello che diceva Franco legato al mio ragionamento, e io faccio un esempio, a luglio scade l'ammortizzatore sociale per i ragazzi della Marcegaglia, scarsi 80 che sono rimasti senza lavoro all'improvviso. Se ho 80 km di costa, dico che fare uno stabilimento da 80 sia più facile che farlo da 20.000. E perché è questo che ci differenzia, Mittal. Il sindacato quando ha interrotto la trattativa, questo deve essere chiaro, l'ha fatto anche perché successivamente a Calenda, parlo quindi liberiamo il campo da dubbi, perché negli incontri che abbiamo avuto come sindacato e come ArcelorMittal c'era il nodo occupazionale che non si scioglieva. Noi abbiamo un punto fermo su questa trattativa, il fatto che sia interrotta nella dimostrazione. Noi non accetteremo che ci sia un solo lavoratore che rimanga indietro, che rimanga senza occupazione, senza garanzia. E qualcuno mi può chiedere, ma perché non dite allora assunto Mittal? Perché la garanzia passa anche da quello che dicevi tu, Luigi. Io non voglio pregiudicare a qualcuno la possibilità di prendere un incentivo e magari crearsi altro, oppure essere vicino alla pensione, prendere un incentivo che più o meno era in quelle linee guida che abbiamo rifiutato, perché secondo noi anche là va fatto un ragionamento migliorativo. Prendere l'incentivo ed arrivare alla pensione e fare con i lavoratori rimanenti il discorso Mittal, perché messo tutto insieme, se è vero che aumentiamo la produzione a fine del piano ambientale, che deve essere il punto fermo di tutta l'operazione, il sindacato tutto è convinto e l'ha detto a Mittal che probabilmente su quei numeri andranno a fare le assunzioni. Noi di questo siamo convinti, ecco perché noi abbiamo interrotto la trattativa. Noi non avevamo dei punti di rimenti diversi sui numeri dell'occupazione, noi non accetteremo una persona. La garanzia di fine piano che avete sentito nominare spesso non è una cosa che diciamo per dire. Noi chiediamo a Mittal, ti diamo il tempo del piano ambientale, ma sia chiaro, rimasto un solo lavoratore in amministrazione straordinaria alla fine, te ne fai carico. O gli si dà comunque un'offerta di lavoro a tempo indeterminato. Ecco perché il nodo dell'occupazione. Poi sulle normative, quello che dicevi era il discorso che ti facevo prima. Secondo me se ognuno fa il suo pezzo, noi abbiamo un'opportunità presentataci che se la seguiamo come sindacato all'interno e come politica, lasciami passare un altro pezzo. Cosa ho visto fare io dalla politica sul lavoro dalle nostre parti? Se avevamo le amministrative a Crispiano, ci si schierava tutti verso la conferma a tempo determinato della Vestas, se ricordi? Sparito tutto dopo le elezioni. E se abbiamo un pezzo di elezione, e allora si parla di quello nel frattempo, io non vorrei che Ilva fosse lo stesso. Passato questo guado dove il governo decide, si fa quello che si deve fare, poi magari rimane uno dei pezzi che si lascia in sospeso. Questo io credo che la politica non lo debba permettere. Allora, Pietro Pallini, il rapporto con i commissari, parliamo della situazione di oggi. Abbiamo un commissariamento che continua e che sembrerebbe, diciamo, propedeutico all'ingresso di Mittal. 75-85 giorni di preparazione, forse perché Mittal non vuole entrare, diciamo, a gamba tesa, non vuole fare il padrone che apre la porta e si siede, vuole dare la parvenza di... No, siccome è la seconda volta che lo dici, anche qua è bene ricordare che noi abbiamo fatto un documento. E tra l'altro mi permetto di dire una cosa vera, che non è una battuta. Noi al tavolo con Mittal, quando ci hanno detto noi abbiamo intenzione di entrare, gli abbiamo detto, secondo noi entrate.
Poi a mi dicono battuta, voci. A modo di battuta, no, mi dicono che alcuni voci che già alcuni dirigenti sarebbero entrati. Si parla di trolley con cui si è. Ma loro sono già da tempo all'interno per andare a verificare, ma questo capita già da un anno. Però l'entrata vera e propria di Mittal, cioè noi l'abbiamo detto chiaro, se ci mette piede, come dire, lì scoppia la guerra, perché non è accettabile, non è accettabile far entrare Mittal in quella maniera senza accordo sindacale. A questo punto andiamo da Pallini, si potrebbe profilare un braccio di ferro duro, una contrapposizione muro contro muro, perché a me questa idea di ArcelorMittal, non vorrei che fossero peggio dei Riva. Si rischia, cioè se queste sono le premesse, se queste sono le premesse, non so quali saranno gli esiti, perché se, correggetemi se l'espressione è infondata o meno, l'espressione che ora riporterò, pare che ArcelorMittal abbia detto: non ne sto lasciando 4.000, ne sto assumendo 9.000. Allora, ecco, giusto? Sì. Cioè, a dire, io, ecco, questo è il discorso, ancora una volta, di Taranto vassalla, di Taranto schiava, di Taranto terra di conquista, in cui il gruppo franco-indiano viene ad ammorbare il territorio e dice: ringrazia la Madonna che già, scusatemi l'espressione colorita, che già ne sto prendendo 9.000. Beh, a me piacesse, non sono un giornalista da salotto, non ho neanche i baffi, e quindi mi piace essere così, terra terra. È una domanda spontanea e altrettanto spontaneamente ti voglio rispondere. I Riva, che non ci sono mai stati simpatici, non era una questione Riva sì, Riva no, erano i grandi dei piccoli, questi sono i grandi dei grandi. In questo momento al sindacato costa un grande, come posso dire, una grande azione, essendo l'unico soggetto che sta arginando, sta confinando questo toro, perché è un toro che scalpita e dice: io ho quel contratto, devo entrare. Bene, io non vorrei e non auspico che si arrivi al braccio di ferro con i commissari, ma se dovesse servire, noi quelle ragioni che abbiamo posto da sempre, dal 2012 e ad oggi lo gridiamo ancora, un'Ilva a prescindere non la permetteremo, un'Ilva a prescindere non la vogliamo. Io faccio una considerazione e dico: oramai bisogna abbandonare quelle logiche, e Mittal deve farsi capace di questa cosa. Produrre acciaio, pensare di produrre acciaio a Taranto, non può essere come pensare di produrre acciaio a Ghent, dove la prima cittadina è a 25 chilometri, ma come posso dire, a qualche chilometro dallo stabilimento ci sono le scuole, ci sono i bambini, c'è la vita, e c'è la vita anche all'interno della fabbrica. E allora noi diciamo chiaramente, senza fraintendimenti, che tutto deve passare, non può passare da qui al 15 settembre vedendoci inermi, vedendo le parti inermi. Mittal deve fare quello che ha dichiarato. Mittal ha rilasciato un comunicato stampa, perché è bene ricordarle le questioni, il 6 marzo 2017. In questo comunicato stampa Mittal scandisce chiaramente l'impegno a lungo termine in favore della comunità tarantina, consultazione con la comunità locale per comprendere le aree in cui essa apprezzerebbe più di supporto, volontà a costituirsi come membro attivo e gradito alla comunità attraverso un dialogo trasparente e scambievole, opportunità di impiego nell'ambito del gruppo. Sono frasi che si devono dire, no? Chiaramente, Luigi, come tu dici, questa luglio è scritta, ad ottobre lui manda la nota ex articolo 47 con la quale dà il ben servito a tutti. Ora noi non vorremmo trovarci, avendo sbarrato finora, al punto che questa proroga possa prefigurare il vero e proprio braccio di ferro, perché il vero e proprio braccio di ferro, come ha detto Francesco prima, ma come hanno anche chiarito i colleghi, è un braccio di ferro di cui non si capirà, non si sa all'inizio e di che portata sarà questo braccio di ferro, perché è impensabile. In quello stabilimento, da quello stabilimento si determinerà non solo la questione dell'acciaio, ma si determinerà come Taranto dovrà vivere nei prossimi anni, in che modo si potrà
mettere la parola fine a tutto quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E perché ti volevo dire, e poi mi avvio verso la fine, io sono degli anni 70, i primi anni 70, ricordo mia nonna che mi portava alla terza galleria dove c'ho il loculo di mio nonno, mi portava, era un cliché, un secchiello e un pennellino con il quale si spennellava il minerale, io raccoglievo questo minerale ed era, come posso dire, acquisita la condizione che ogni volta si dovesse andare ad onorare i defunti, si andasse con questo secchiello che è chiaramente a ridosso dei parchi. È un po' questa condizione, come quello anche che è successo il 23 di ottobre 2017, che ha visto oscurare il rione Tamburi dalle polveri di quello stabilimento. Noi dobbiamo fare in modo che non solo il sindacato che sta arginando, ma tutta una comunità ponga realmente quale sia la intenzionalità reale di Mittal. Se Mittal è interessato alle quote o se Mittal è interessato a Ilva. Se Mittal è interessato a Ilva, Mittal deve trattare da subito e deve trattare per quelle che sono le ragioni di Taranto, le ragioni di Taranto, non solo le ragioni dell'acciaio. Intanto una riflessione. Questo è un territorio maledettamente diviso tra associazioni, all'interno dei partiti, nelle associazioni stesse, nei sindacati. Ci sono delle divisioni. Ci mancava solo che pure le istituzioni litigassero. Vedete lo scontro tra il commissario alle bonifiche Vera Corbelli e la dirigente della Regione Puglia, nonché mi pare ex commissario, la Barbara Valenzano. In pratica, la quale Valenzano dice alla Corbelli, praticamente c'è una mancanza di comunicazione, voi procedete da una parte e noi non ne sappiamo nulla. Pensate un po'. Questo tra soggetti altamente istituzionali, tra commissari, tra dirigenti. Pensate un po' il livello di Taranto. E allora, Dalò, la domanda che io mi pongo è questa, anzi il timore, prego? Romano, pardon, il timore. Non c'è il rischio che il governo Di Maio possano essere subalterni, sottomessi, passivi rispetto ad ArcelorMittal, facendo questo ragionamento, teniamocelo buono, perché se domani mattina, per ipotesi, ArcelorMittal non convenisse più, fosse stretto, fosse soffocato, ArcelorMittal potrebbe dire addio a tutti quanti e poi cosa facciamo con 14.000 dipendenti più tutto il discorso dell'appalto? Cioè, in certi aspetti, un Di Maio che dalla chiusura di cui parlava i 5 Stelle passa ora a un discorso di dialogo, è come se, non so, con Mittal si fosse a paura, potrebbe aver paura di inimicarsi il padrone. Torniamo ad una terminologia che funziona ancora. No, tutto può essere, però è evidente che innanzitutto parliamo di ArcelorMittal, che è una multinazionale potentissima, la prima produttrice al mondo di acciaio, che ha stabilimenti in tutto il mondo e che utilizza rapporti e relazioni con il sindacato in una maniera univoca. A settembre siamo stati, lo dico per cronaca, siamo stati come sindacato in una riunione a Parigi in cui erano presenti un po' tutte le rappresentanze sindacali degli stabilimenti di Mittal nel mondo. Tutti quanti si lamentavano del fatto che definire relazioni industriali quelle all'interno del gruppo Mittal era un eufemismo. Hai detto bene, c'era il padrone che dettava. Quindi stiamo parlando di questo soggetto per cominciare. Ecco perché ho detto ora, il governo, inquietante. Esattamente. Il governo può avere, timore reverenziale in prospettiva? Sì, potrebbe averlo. Potrebbe averlo perché poi gestire una cosa del genere è abbastanza complicato. Io però la dico come sensazione mia. Una multinazionale che è disposta a vendere 7 stabilimenti in Europa, cedendo più o meno gli stessi dipendenti che dovrebbe in teoria assumere, pur di venire a Taranto ed acquisire Taranto
e lo stabilimento Ilva di Taranto, è evidente che ha grossissimi interessi. Possono essere esclusivamente di carattere commerciale, di quote di mercato, oppure evidentemente gli interessa molto probabilmente l'affaccio nel Mediterraneo e, diciamo, la vista verso i mercati meridionali, pensando all'Africa, zona che probabilmente vorrebbe continuare a, ad aggredire dal punto di vista commerciale. Concludiamo. Vi è piaciuta la trasmissione? Ora stiamo completando. Perché io ho un mio stiamo parlando di merito, Luigi. Io ho un modo mio di condurre, di vivere la vita e di vedere la vita e di vedere anche il giornalismo. Non sono uno di quelli che piega la testa o è asservito. Ho un mio modo particolare. Quindi, con alcuni di voi è la prima volta che vi abbiamo ospiti in studio. Ma... E allora, concludiamo il giro con Massimo Castellana. Intanto, un sindaco che si scopre industrialista. Completamente diverso da quel sindaco alleato di Emiliano che parlava di una Taranto stuprata. Calenda, che era il nemico di Emiliano e Melucci quando rappresentavano una coppia politica. Melucci ora vicino e alleato di Calenda anche come corrente all'interno del PD. Anche la posizione degli enti locali è molto ma molto significativa. E poi io auspico che l'associazionismo, se le cose dovessero prendere una piega irreversibile, penosa e deleteria per Taranto, facessero a Roma quello che fu Alta Marea a Taranto, ma a Roma, non a Taranto. Prego. Sì, allora cominciamo dal sindaco che hai nominato per prima. Io ricordo del sindaco questa presa di posizione che mi piacque. Ricordava bello le origini spartane di questa città che nessuno disconosce, però gli spartani avevano un altro modo di agire. Non si rimangiavano la parola. Quindi neanche Di Maio è spartano. Di Maio sicuramente non è spartano, ma Di Maio c'ha, come dire. Di Maio, se vogliamo, non l'ha detto di essere spartano o di origine spartana, l'ha detto il nostro sindaco. E chiaramente sarebbe stato buttato giù dal Monte Taigeto per questo, chiaramente, come traditore di Sparta e quindi traditore di Taranto, figlia di Sparta. Lo butterebbe già dal Castello Aragonese. Sì, o probabilmente dal Ponte Girevole. Ma sulle pietre o nell'acqua? No, credo che si dovesse... All'epoca l'avrebbero buttato sulle pietre. Adesso sarà un po' cruento, ma credo che si dovesse fare tagliargli la testa, buttare la testa in mar piccolo e il corpo in mar grande e vediamo se le correnti riescono a far riunire il corpo. Però è una battutaccia. Ci mancherebbe. Sì. E poi uno fa il sindaco per come crede. Industrialista l'ho sempre stato, l'ha detto anche durante la sua campagna elettorale. Anzi, mi aveva, come dire, meravigliato questa sua dichiarazione spartano, con tutta la querela che c'è stata con Calenda, che ha confuso Calenda, il Leonida, spartano con Leonida Tarantino. Leonida di Taranto era un poeta tra i massimi dell'antica, della Magna Grecia, imitato per 8 secoli nel suo scrivere dopo la sua morte. Quindi stiamo parlando di personaggi, come potremmo parlare di Archita, che potrebbe dare lezioni di politica a tutti i politici di questo mondo, e questo è chiaro, ed era Tarantino. Però, per tornare un po' a questo ultimo intervento, questo ultimo giro di intervento mi ha dato parecchi spunti, che vorrei dire. Si diceva che un'azienda che vuole entrare in una nazione deve, come dire, sottostare alle direttive, alle normative di quella nazione, no? In tutto il mondo, tranne che in Italia, visto che per far campare quell'azienda hanno fatto 12 decreti che andavano contro le normative italiane. A metà settembre arriverà il 13. Io credo che ArcelorMittal voglia... Poi il primo dell'era Di Maio. Che speriamo voglia cancellare quelli che ha votato contro, quindi quelli precedenti. Io lo spero come Tarantino.
E poi si diceva ArcelorMittal, come dire, vuol lasciare 7 aziende in Europa pur di acquisire quella tarantina, no? Probabilmente tra le varie opzioni di pensiero si potrebbe mettere anche perché vuole trattare quella tarantina alla stregua di quelle che ha in Serbia. Probabilmente, perché è già abbastanza vetusto il nostro impianto, no? Per cui si può sfruttare, no? Per 2-3 anni prima di arrivare al 2023, poi prendersi questa quota di mercato e andarsene. Ecco perché è un'altra cosa che si dovrebbe fare, quell'AIA che è stata procrastinata al 2023, è una cosa incredibile, quella doveva essere chiusa nel 2014, siamo 9 anni, cioè è stata procrastinata di 9 anni, questo è un altro elemento. Ci sono altri elementi, Emiliano, che hai nominato, in questo gioco a scacchi, questa partita Emiliano scacchi, è un po' equivoco. In questa partita a scacchi, che purtroppo, vede, gli scacchi sono i tarantini e sono esseri viventi. Ogni volta che viene mangiato un tarantino è perché o muore in azienda o muore per tumore. I pedoni siamo noi. Noi purtroppo siamo quello che, c'è il detto, non si sa mai di che morte si morirà, noi siamo veramente, noi lo sappiamo, per l'80% lo sappiamo, non sappiamo quando moriremo, ma sappiamo di cosa moriremo, è già una certezza. Emiliano paragona questa azienda sempre a una mitragliatrice che spara sulla folla. È un paragone molto debole, molto leggero, perché quando una mitragliatrice spara, tu puoi sempre trovare un riparo. No, quell'azienda è di più. Quell'azienda è produzione di napalm da 50 anni a questa parte, ogni secondo da 50 anni a questa parte, perché non puoi neanche dire chiudo le finestre e sto tranquillo, le chiudi nel wind day le finestre, quando si vede la polvere di minerale, ma le diossine, tutto quello che butta fuori, te lo succhi ogni giorno. E allora, per chiudere, e lo voglio chiudere, io faccio un invito ai sindacalisti, ai amici sindacalisti qui presenti, spero che possano essere convocati da, e spero, magari per alzata di mano, chi di voi è d'accordo nel chiedere come primo punto di eliminare questa cacchio di cosa penale? Immunità penale. Di immunità penale. Dormi su questo, noi ci siamo dichiarati già 2 volte. Perfetto, e siamo d'accordo. Penale. E concludo con una frase, una constatazione mia personale, però la voglio dire in dorico antico, che era la lingua degli spartani che hanno fondato Taranto. Così completiamo latino, no? Magno greco. Io il greco antico lo conosco. Il dorico antico. Il dorico antico è proprio la lingua dei dori, degli spartani che hanno fondato Taranto. La dico in camera. Namarot, la pal, de procale, figlio nues, e de mure, parchescere, oresta de sta cazzo di nazione. Perché l'eco di Bergamo, ecco perché comanda, perché Di Maio sta sotto a, come si chiama, la Salvini. Perché l'eco di Bergamo ha detto, se chiude l'Ilva, perdiamo tutti, se chiude l'Ilva di Taranto, ci sarà un danno economico per il nord e noi a questo punto non ci stiamo più. Ma è chiaro che abbiamo un governo a trazione nordista, leghista e razzista, la mia opinione. E allora andiamo a salutare gli ospiti, ricordando prima di salutarli che l'onorevole Alessandra Ermellino, l'onorevole Rosalba De Giorgi, l'onorevole Giovanni Vianello, l'onorevole Giampaolo Cassese, il senatore Mario Turco, l'onorevole europarlamentare Rosa D'Amato sono stati invitati per parlare di Ilva con i sindacati e con le rappresentanze dell'associazionismo. Non si sono degnate a tutt'oggi, fino a questo momento, neanche di rispondere, invitati sulla mail ufficiale. Lascio a voi, amici telespettatori e tarantini, le considerazioni. Io nel titolo della trasmissione, ora la stiamo registrando, che si chiama Ilva, 2 punti, quale presente e quale futuro, devo mettere anche un sottotitolo, M5S, con i relativi parlamentari, non si è presentato. Poi, a buon intenditor, poche parole. Noi vogliamo risposte. Questo non è un... non era una mattanza, non era un attacco, era un voler parlare. Avere, anzi, con tutto il rispetto, loro sarebbero stati i soggetti più preziosi in questo dibattito, in questo dialogo, perché ci avrebbero potuto dare, non dico risposte, ma almeno qualche barlume.
qualche indicazione, qualche dritta. Completiamo perché abbiamo proprio sforato alla grande. Castellano, prego. Due cose. Innanzitutto, prima, per tornare a quello Liberiamo Taranto che hai nominato, Liberiamo Taranto è un APS, un'associazione di promozione sociale che poi abbia all'interno delle persone che il presidente è un militante, sì, vabbè, ma questo non significa aspirante candidato sindaco pentastellato, nonché segretario collaboratore di Rosa D'Amato, presidente di un'associazione. Però io filosoficamente pare che è diventata una colpa adesso essere del un'associazione che ha che per carità merita, ha un suo presidente però politico invitato, altri invece no, questa era la riflessione. Scusami, per mia formazione filosofica a livello sindacale invece avviene il contrario, scusa. Sì. Abbiamo un ex articolo 47 aperto e la legge dice che il sindacato, che, cioè, i rappresentanti sono quelli eletti dai lavoratori, e invece continuiamo ad assistere sia con il governo del PD ma anche con il 5 Stelle, questo ci ha colpito, al fatto che vengono invitate organizzazioni che non hanno rappresentanza ufficiale all'interno dello stabilimento. E questa è l'altra cosa, come dire, particolare. E io volevo dire che per mia formazione filosofica, e qui esce il mio animo spartano, io non posso mai essere contro un tarantino che lavora per la città. Io posso essere contro un tarantino solo quando offende con parole o con atti la città. E poi una volta, scusami, ma perché una volta non facciamo un titolo? Taranto, quale presente e quale futuro? Mettiamo al centro Taranto. No, Taranto, io ho messo Taranto trattino Ilva. Ah, perché l'Ilva è ovvio, che parliamo dell'Ilva di Taranto. Va bene. Va bene. È tutto, e allora ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto. Grazie di USB, Valerio Dalò, segretario generale grazie di FIM CISL. Ringraziamo Pietro Pallini, segretario di fabbrica WIL. Ringraziamo Giuseppe Romano, segretario generale di FIOM CGL. E ringraziamo Massimo Castellana, portavoce dei genitori tarantini. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Una puntata in cui le cose non le abbiamo mandate a dire, ma le abbiamo dette direttamente. Se Dio lo vorrà, appuntamento venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, ma noi siamo anche sul bouquet Sky, canale 879 Viva l'Italia Channel, siamo su Facebook, siamo su YouTube, siamo su tutti i social, siamo con la gente. Questo è Polifemo, questo sono io, l'informazione libera della città. Io posso dirlo insieme ad altri colleghi liberi, altri non credo. Buona serata.